Sono pratesi, per la precisione, 5 di Prato e 1 di Carmignano, 6 dei 61 nuovi casi di contagio da coronavirus segnalati ieri domenica in Toscana, un numero record che non si registrava da inizio maggio, dovuto in gran parte ad una serie di focolai già emersi nei giorni scorsi e ora, con il tracciamento dei contatti, cresciuti in dimensione. Nella brutta notizia però ci sta anche la buona: nessuno dei 61 nuovi contagiati ha avuto bisogno del ricovero in ospedale e sono tutti a casa in quarantena. Anzi, secondo quanto riferito dalla regione, solo uno presenta sintomi lievi, mentre gli altri 60 sono del tutto asintomatici o con sintomi leggerissimi. Dei casi pratesi, 2 sono di un focolaio familiare, genitore e bambino di 10 anni. L'età, a parte il piccolo, va dai 47 ai 67 anni e sono stati scoperti tutti tramite l'attività di tracciamento. A loro oggi, per fortuna, non si è aggiunto nessun nuovo caso, mentre in tutta la Toscana sono stati 8 i nuovi positivi. Nel resto della regione, tornando al numero record di casi di domenica, 17 delle nuove positività sono da ricondurre ad un cluster nella provincia di Massa Carrara, rilevato in un centro di accoglienza. 8 della provincia di Arezzo fanno parte del gruppo di giovani italiani rientrati da un periodo trascorso all'estero al termine dell'anno scolastico. A questi si sono aggiunti altri 2 contatti che hanno avuto una volta rientrati. Così come 2 casi rilevati rispettivamente nella provincia di Siena e di Grosseto, anch'essi rientrati da un periodo di vacanza all'estero.